Bene, per cucinartusi.it questa sera sono arrivato sino a Misilmeri, paese alle porte di Palermo, situato appunto sulla Palermo Agrigento, e sono alla pizzeria Passantino, una pizzeria che ha aperto, se non ricordo male, due annetti, quindi di recente, da un pizzaiolo che ovviamente prima di fare un passo del genere evidentemente aveva già un bel background alle spalle, soprattutto di esperienza. Ma Rosario Passantino, che è ovviamente l'ideatore e conduttore di questa pizzeria, come ha cominciato? Perché Rosario ha cominciato a fare il pizzaiolo? Allora, circa 24 anni fa, quindi parliamo del 1997, e tramite un mio zio ho introdotto questo lavoro, non per passione ma per scherzo, che comunque avevo 13 anni. Da quel giorno, dopo un paio di anni, ho conosciuto il mio maestro Giuseppe D'Angelo, che è colui che mi ha dato veramente questa passione, mi ha trasmesso l'amore, la passione per la pizza, quando allora era la FIP, con la FIP ancora 99-2000 non esisteva neanche la maturazione. Si può dire che l'ho scoperto insieme a lui la maturazione, come si faceva, perché comunque mettevamo la pasta in frigorifero, dopo due giorni, un giorno le uscivamo, ovviamente usavamo una 390 e non sapevamo neanche che cosa era, tutta 00. Insomma, da quel giorno poi, piano piano, comunque Siamo andati avanti. E ovviamente poi tu hai continuato. Non io, perché comunque ero piccolino, avevo dei circa 15. Vabbè, anche tu sei andato 15 avanti. 15 anni, 16 anni, no, vabbè, però lui poi è cominciato comunque. Vabbè, era più grande, tu eri agli inizi e adesso... Però io ho iniziato da lì appunto la mia carriera, perché ho avuto appunto questa voglia, questo spirito, questo amore per... Di dove sei tu? Allora, originalmente sono di Misilmeri. Quindi sei tornato nel tuo paese. Quindi, come pizzeria hai girato parecchio, però. Ho fatto 9 anni di carriera, di stagioni, comunque sia all'estero che in Italia. Ma c'è da aggiungere una cosa, sì. Che tu è vero, hai diciamo, lavorato fuori, hai fatto stagioni, hai girato un po' l'Italia, eccetera, ma soprattutto tu ti sei dedicato tantissimo alle gare. Tantissime, sì. Gare, il tuo locale è tappezzato di, sì, diplomi, di coppe, di... perché la competizione è bella. Perché mi vado a confrontare appunto con i professionisti. Esatto. Così e impari anche tu nel frattempo. Certo, devo. Perfetto. Lo faccio sempre, ogni anno minimo 2 gare, a parte questi 2 anni che non abbiamo Quindi fatto. Continui, non certo, ti fermi. Adesso ottobre ci sarà un campionato mondiale e spero di partecipare. Sì, se tutto va bene. Benissimo, passiamo alla pizza? Sì. Allora, tu quanti impasti offri qua intanto? Allora, noi abbiamo circa dai 6-7 tipi di impasti, però... Dipende dalla giornata. Sì, diciamo di solito abbiamo il Camut, Tumminia, Perciasacchi, Senatore Cappello, Rossello Bio, l'STG Napoletano e il Classico. E questo è il Classico? E questo è il Classico. Allora, perfetto, tu questo Classico con che farine lo fai, lo prepari? Allora, abbiamo creato un blend di 3 tipi di farine. Mi dicevi tipo 0? Con 0, tipo 1 scusami. E mora. E mora, vediamo che cosa è. Quindi facciamola vedere nel frattempo. Ok. Allora, e mi dicevi quindi tipo 0 un 70%? Poi aggiungi la tipo 1. Sì, tipo 1 e 10% di mora. Di mora, che è una semi-integrale locale. Ovviamente andiamo a raggiungere circa il 67% di idratazione, con un minimo dai 48 ai 72 ore. Allora, intanto qua vedo un bel bordo. Dai non è 6-7 ore di temperatura ambiente. Esatto, qua vedo un bel bordo. Quindi dicevamo prima 72 ore di maturazione, questo tipo di impasto. Non è un bordo alla napoletana, ma neanche un bordo mezzo piatto, è un signor bordo, un ottimo compromesso, quanto basta per presentarla abbastanza bene. Quindi tagliamo una fettina. Quindi mi dicevi 67% di maturazione, sì, di idratazione. Di idratazione. Allora, sì, effetti. Aspetta che apriamo questo cornicione. Il forno, mi dicevi, tu lo tieni a quanto? 3,50, 3,70, cerchiamo di... È una cottura siciliana. Sì, è una cottura abbastanza siciliana. Con forno a legna.
Assolutamente. E lievito? Allora, come lievito uso il lievito romato essiccato, ma per, diciamo, una Per mia, praticità. sì, una mia preferenza, per una questione di, comunque, di ambiente e temperatura, visto che comunque il lievito madre occorre tantissimo tempo e le temperature per avere appunto l'impasto sempre costante, ecco. Allora, poi tu gestisci diversi impasti Appunto, che e quindi abbiamo assaggiamolo. questi impasti, non preferisco così. Dimmi un po', ma pomodoro? Allora, pomodoro usavo menù. Quindi è un pomodoro già pronto, una pasta già pronta, che Sì, condisci come? polpa di pomodoro che usiamo con sale, olio, basilico e un pizzico di zucchero. Per compensare un po', allora, la Sì. pizza è molto piacevole in bocca. Sicuramente c'è questo pomodoro che è veramente buono, perché la margherita, dico, è fatta poi alla fine di impasto pomodoro e mozzarella. Mozzarella invece? Fior di latte. La mozzarella invece? Allora, usiamo un bocconcino nostro, della nostra terra, siciliano. Ce lo fanno ogni giorno. Allora, questa margherita quanto costa? 4,50 euro. È un prezzo, diciamo, molto Infatti, diciamo, una signora pizza. Ah, basso. ma certo, basso perché ci sono delle farine che sono sicuramente più costose del solito, sono semi-integrali, danno una bella spinta di profumo all'impasto, senza farlo diventare troppo integrale, e quindi comunque diciamo che non c'è la doppio zero, Non esiste importante, la non doppia esiste la zero. doppio zero, perché la zero non è la doppio zero, già è meno raffinata, e poi c'è la tipo 1, la mora, che è una semi integrale, quindi comunque garantisce un indice glicemico sicuramente più basso delle solite pizze doppio zero che si facevano una volta, ma Esatto. ormai penso che trovare una doppio zero è diventato, in una pizzeria è diventato quasi impossibile. Bene, almeno quelle che ho recensito io, che non sono poche. Bene, mi fa molto piacere. Rosario, penso che potremmo anche chiudere qui, ma c'è da fare un'ultima annotazione. A parte la distanza che noi stiamo rispettando di circa un metro a causa delle restrizioni sanitarie, mi piace che tu mi parli della tua pizza senza glutine, perché tu hai attuato una politica particolare. Quindi Sì. Ma intanto farina di riso per allargare qualsiasi tipo di pizza. Quindi non usi se farina di no. mais, riso. Mais, riso, avena, orzo. E poi ultimamente ho messo un po' di saraceno, che comunque Nell'impasto. ho cercato di creare un po' di croccantezza sull'impasto, soprattutto che facciamo comunque a parte takeaway, domicilio, sto cercando di appunto di ottenere un impasto più croccante. Eh sì, perché poi è una cosa che Ci siamo piace di più. riusciti comunque. Quindi, ma tu hai preso diciamo, una base già pronta e l'hai No, modificata? assolutamente no. Quindi è un Sì. impasto di tua Che facciamo creazione, noi, cioè che faccio io, da che te lo zero, sei certo. inventato tu. Sì. Ma altra cosa importante, tu hai un fornetto a legna dedicato al senza glutine, che non è facile trovare. Sono in pochissime ad averlo. Quindi, pizzaiolo 1997, mi fa piacere che sei arrivato 2 anni fa finalmente ad aprirti questo tuo locale, che Del va nostro paese, nel tuo paese, tra l'altro, quindi doppia vittoria, esattamente, sì, e che esattamente. diciamo, i tuoi concittadini hanno apprezzato parecchio la tua pizza. Bene, io direi che possiamo anche chiudere qui. Ok, grazie Maurizio Tusi, sempre della tua disponibilità. No, figurati, Rosario, noi ci conosciamo, allora, ci conosciamo da un po' di tempo, l'ho incontrato in altre pizzerie, abbiamo fatto tanti eventi Ma assieme. veramente, tanti, tanti, ma Ma sai, veramente. abbirriamo, ne abbiamo Ci fatti diversi. abbiamo. Diciamo che mi conosce da un bel po'. Esatto. Bene, io arrivato a questo punto devo chiudere e, come mio solito, devo recitare per cucinartusi.it, io ho finito qui.